Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come realizzare una tettoia fotovoltaica. Con questo video inauguriamo una serie di video destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico off-grid da 3,3 kW che ci permetterà di tagliare la nostra bolletta Enel. Attenzione, le indicazioni contenute in questo video comportano il rischio di folgorazione e di caduta dall'alto. Non seguite i miei consigli se non siete consapevoli di questi rischi. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Devo realizzare un'installazione di pannelli fotovoltaici su questa tettoia per un impianto off-grid. Una stringa di moduli fotovoltaici sarà installata nella parte inferiore, lasciando libero tutto il resto della tettoia. Esposizione a sud-est, che si trova in quella direzione. Prima della realizzazione pratica, vediamo come dimensionare l'impianto in base al fabbisogno giornaliero. Sul sito Photovoltaic Geographical Information System della Comunità Europea è possibile simulare la resa di un impianto fotovoltaico. Come prima cosa andiamo a indicare sulla mappa l'ubicazione del nostro impianto fotovoltaico, nel mio caso siamo in Italia centrale. Lascio invariato il parametro relativo al tipo di radiazione solare, pannelli in cristalli di silicio. Inserisco la potenza di 3,3 kW. Per una prima simulazione imposto l'angolo di inclinazione dei pannelli a 20 gradi. Clicchiamo su Visualizza risultati e avremo la proiezione della nostra produzione solare durante tutto l'anno, questo è il totale annuale, nonché l'andamento della produzione mensile. Facciamo un esempio pratico, prendiamo il mese di gennaio. Ipotizziamo che la nostra abitazione abbia un fabbisogno giornaliero di 10 kWh. I 184 kW di gennaio equivalgono a 6 kWh al giorno prodotti. Ciò vuol dire che i nostri 3,3 kW riescono a soddisfare poco più della metà del fabbisogno del mese di gennaio. Per migliorare questa produzione invernale possiamo installare pannelli con un angolo di inclinazione maggiore, per esempio di 35 gradi. Andando a ricalcolare i risultati, avremo una produzione di gennaio pari a circa 213 kWh, corrispondenti a 7 kWh al giorno. Questa scelta porterà anche un aumento della produzione totale annua. Dunque, un maggior angolo di inclinazione ci permetterà di incrementare la produzione invernale a scapito di quella estiva, che comunque è sempre sovrabbondante. Grazie a questo simulatore è possibile dunque calcolare la corretta inclinazione e la potenza da installare per coprire il fabbisogno invernale, sempre troppo scarso. A questo punto vediamo la mia tettoia fotovoltaica. Abbiamo 8 moduli in serie, ogni modulo ha un ingombro di circa 2 metri quadrati, per un totale di 16 metri quadrati. Ciascun modulo è da 410 watt di picco 37 volt, pertanto dalla serie risulterà una potenza di 3,3 kW con 296 volt di tensione totale. Essendo il collegamento serie, la corrente rimarrà invariata a 13 A. In genere questi moduli sono fissati su due binari che corrono per tutta la lunghezza del tetto. Nel mio caso specifico, trattandosi di tettoia, i binari saranno ancorati ai travetti della struttura in legno attraverso questi appositi vitoni in acciaio. Per quanto riguarda l'inclinazione dei pannelli, maggiore la perpendicolarità dei raggi del sole al pannello, maggiore sarà la produzione di energia. Un pannello quasi in verticale produrrà più energia d'inverno, mentre uno quasi orizzontale d'estate. A seconda della stagione che scegliamo per una maggiore produzione, l'angolo varierà dai 65 gradi d'inverno ai 19 dell'estate. Nel mio caso specifico, per questioni estetiche, ho dovuto scegliere un'inclinazione di circa 15 gradi, perdendo qualcosina nel periodo invernale. A questo punto parliamo dei miei pannelli, marca Suunova Solar da 400 watt circa. Rendimento garantito minimo dopo 25 anni, circa l'84%. Nel manuale del pannello, per il mio modello da 410 watt, troviamo i dati di tensione e di corrente fornita dallo stesso in condizioni ottimali. La colonna NOCT invece ci fornisce i parametri durante i mesi estivi, quando il pannello si surriscalda e perde efficienza. Questo parametro infatti considera la perdita di efficienza causata dal surriscaldamento del pannello sotto il sole.
possiamo tranquillamente prendere in considerazione le condizioni di test standard, perché d'inverno il problema dell'inefficienza da riscaldamento praticamente non esiste. Peso del pannello 21,5 kg, uscita con due cavi da 4 mm quadrati, lunghi 30 cm ciascuno. Connettore fotovoltaico MC4 compatibile, maschio e femmina, che escono dalla parte centrale del pannello dove è posizionata la scatola di giunzione. Scatola che contiene un diodo di bypass che permette di bypassare il pannello in caso di ombreggiamento. Un modulo fotovoltaico si comporta come una sorta di batteria, la cui corrente dipende dall'irraggiamento solare. La sua tensione è poco variabile, maggiore però la corrente che cerchiamo di prelevare, minore sarà la tensione disponibile. In genere questi moduli fotovoltaici sono venduti nei negozi online a prezzi che oscillano intorno ai 120 euro. Nel caso di acquisti multipli potete naturalmente risparmiare qualche cosa. Su questi siti, di cui vi metterò un link in descrizione, potete anche trovare i relativi inverter. I prezzi vanno da 400 euro per un 3 kW fino a più di 1000 euro per un 10 kW. Ma di questo parleremo in un altro successivo video. A questo punto torniamo ad occuparci dei sistemi di fissaggio dei pannelli fotovoltaici o moduli fotovoltaici sul nostro tetto o tettoia che sia. Esistono dei sistemi di fissaggio standard, Fisher e Wurt sono i due più diffusi. Naturalmente ogni marca ha il suo sistema di fissaggio e non sono tra loro compatibili. Ad esempio nel catalogo Fisher troviamo, oltre naturalmente ai binari specifici dedicati, una serie di accessori per il fissaggio, la cui scelta è legata al binario scelto inizialmente e al tipo di tegola in nostro possesso. Per un tetto con tegole marsigliesi, per esempio, ci sarà un'apposita staffa da fissare sotto alla tegola sul travetto in legno o in cemento. In ogni caso occorre scoprire le tegole e verificare la presenza del travetto sottostante. Questo tipo di fissaggio è un po' più costoso, ma consente di effettuare un lavoro pulito e al riparo dalle infiltrazioni d'acqua. In alternativa a questo sistema, dopo aver forato il coppo nella parte superiore, avvitiamo il vitone al travetto sottostante e serriamo la guarnizione al coppo avvitando l'apposito dado. Sistema più economico ma più a rischio di infiltrazioni. Questo per quanto riguarda i tetti in legno. Nel caso di tetto con soletta in cemento è possibile effettuare il fissaggio alla soletta attraverso appositi tasselli. Vi consiglio di consultare questi cataloghi per verificare le strutture di fissaggio più idonee alle vostre coperture. Ogni tipologia di tetto richiede naturalmente dei sistemi di fissaggio diversi. Abitando in una zona molto ventosa, ho scelto un profilo Fisher Solar Light. Venduto in barre da 3,65 m, questo profilo in alluminio è disponibile sul sito MB Store assieme a tutti gli altri accessori necessari per il fissaggio. Tutta la bulloneria necessaria, i vari tipi di morsetti applicabili ai diversi profili, le varie tipologie di staffe di fissaggio, anche per il sottotegola, nonché i vitoni per l'ancoraggio dei tetti in legno. Bene, chiusa questa breve parentesi, torniamo alla nostra tettoia fotovoltaica. Come prima cosa ho tracciato nella parte superiore di questa tettoia la posizione dei travetti sottostanti per potervi inserire i vitoni. Questi vitoni dovranno entrare per una lunghezza di circa 12-15 cm all'interno della tettoia. Una volta entrati, avvitando l'apposito dado, si schiaccerà la guarnizione alla struttura. Questi vitoni infatti sono lunghi 250 mm, hanno un diametro di 10 e necessitano un foro di 9. Una volta che avrò riportato la posizione del travetto posto nella parte inferiore, nella parte superiore di questa tettoia, vado a tracciarne per tutta la lunghezza la posizione attraverso l'utilizzo di questo filo tracciante specifico per edilizia. Vi ricordo che in descrizione metterò link all'acquisto di tutti i prodotti che vedete nei miei video, acquistando o cliccando sui quali contribuirete al mio canale.
tracciata la posizione di tutti questi travetti al di sopra della tettoia, andiamo a tracciare la perpendicolare relativa ai binari per il fissaggio del fotovoltaico. Dall'incrocio di queste due linee ricaveremo i fori da effettuare sulla nostra tettoia per il fissaggio dei vitoni. Esaminiamo più in dettaglio la sezione di questi fissaggi. Ho riprodotto qui i travetti con la relativa tavola superiore. Una volta inserito il vitone superiore fino in fondo al travetto e anche il vitone inferiore, andiamo a stringere il dado per fissare la guarnizione di tenuta. A questo punto, una volta strette le due staffe con i relativi bulloni, possiamo inserire il nostro profilo fissandolo con apposito bullone nella parte inferiore. Trattasi di bullone a martello che verrà stretto nella parte sottostante attraverso un dado flangiato. Prima di stringere il tutto è possibile, grazie all'asola presente sulla staffa, regolare di qualche centimetro la posizione del nostro profilo. Una volta trovata la posizione corretta, stringiamo il profilo alla staffa. Inseriamo l'altro profilo superiore, io qui utilizzo un morsetto perché non ce l'ho in realtà. A questo punto possiamo guadagnare qualcosa in termini di inclinazione del pannello andando a regolare il livello di fissaggio della staffa inferiore. In questo modo possiamo abbassare leggermente il livello del profilo inferiore. Il nostro pannello risulterà più inclinato. Naturalmente poi dovremo tagliare il vitone nella parte che sporge dal binario. Per quanto riguarda i morsetti, questo è un morsetto universale finale, quindi di apertura o di chiusura, hanno un'escursione massima di circa 5 cm, pertanto potremmo fissare pannelli con massimo questo spessore. Bene, una volta chiarito il meccanismo di funzionamento di questi sistemi di fissaggio Fisher, andiamo a praticare i relativi fori. Utilizzo una punta diametro 9 mm, già che il mio vitone è da 10. Una volta praticato il foro in maniera perpendicolare alla tettoia, con l'utilizzo del mio avvitatore a battente con inserto esagonale vado ad avvitare il vitone al legno. In questa fase, per agevolare il lavoro all'avvitatore, possiamo spruzzare del WD-40 nel foro. Una volta stretto il dado con chiave inglese per la tenuta dalle infiltrazioni d'acqua, per effettuare gli altri fori dovremo tenere in considerazione le distanze per i carichi neve dei due binari rispetto al pannello fotovoltaico, lasciando alle due estremità del pannello una distanza che va dai 25 ai 35 cm. Andiamo ad inserire le staffe di fissaggio, quelle dotate di asola, andiamo ad avvitare il dado flangiato superiore. Stringiamo per bene questo dado con l'apposita chiave inglese in modo da risultare il tutto fermamente bloccato al mio vitone. Ogni staffa adiacente consecutiva dovrà essere avvitata perfettamente in bolla in modo da far risultare il montaggio assolutamente in piano. Stessa cosa naturalmente per i binari inferiori. Qui tuttavia dovremo ricordarci di tagliare la parte di vitone in eccesso prima di appoggiare il pannello al binario. Fatto questo, possiamo passare alla posa dei binari. Inizialmente avvitiamo sommariamente i binari per poterli far scorrere all'interno dell'asola presente sulla staffa. Una volta trovata la posizione corretta, stringiamo fortemente il binario sulla staffa e ripetiamo la stessa operazione per il resto dei vitoni presenti. Verificata l'equidistanza di questi due binari rispetto allo schema di montaggio a seconda del tipo di montaggio, se verticale o orizzontale, del pannello, verifichiamo sempre di aver stretto fino in fondo questi dadi. Questi binari, infatti, nel mio caso dovranno resistere a venti molto forti che potrebbero scoperchiare sotto l'effetto vela dei miei moduli fotovoltaici l'intera tettoia. Non sottovalutate questo rischio se abitate in una zona molto ventosa. Giunti a questo punto, possiamo andare ad appoggiare sui due binari il pannello fotovoltaico. Per questa operazione, visto il peso del pannello, è preferibile farsi aiutare da un'altra persona.
Verificata l'equidistanza inferiore e superiore rispetto ai binari, andiamo ad inserire i nostri morsetti di fissaggio. Dopo il primo morsetto finale iniziale, inseriamo tutti i morsetti intermedi e man mano andiamo a stringere i morsetti sul nostro modulo fotovoltaico, accostandoli il più possibile tra loro. Meglio se con l'apposita chiave dinamometrica, senza superare i 10 Nm. Una volta inseriti anche i due morsetti finali e stretti per bene, siamo pronti per i relativi cablaggi. I collegamenti in serie di tutti questi pannelli fra loro potranno essere realizzati seguendo i due seguenti schemi di posa, l'uno per il montaggio verticale, l'altro in basso per il montaggio orizzontale. E a questo punto la mia tettoia fotovoltaica è terminata, non mi rimane che andarmi a collegare con l'inverter. Prima però di arrivare all'inverter occorre inserire un quadro di campo che permette di gestire il sezionamento dei vari cavi. Ma questo argomento sarà oggetto di un mio prossimo video sul fotovoltaico, quindi mettete like, iscrivetevi al canale se non volete perdere questo interessante video. Per concludere, questo tipo di fissaggi possono essere utilizzati direttamente sui travetti senza la copertura per realizzare ad esempio una carport fotovoltaica. Una volta ancorati i profili ai travetti attraverso vitoni e staffe, basterà appoggiare i pannelli fotovoltaici e morsettarli con gli appositi morsetti intermedi e finali. Questo tipo di soluzione consente una maggior areazione dei pannelli e una maggiore efficienza, soprattutto nei mesi estivi. Grazie all'utilizzo di pannelli di maggior potenza possiamo arrivare con soli 6 pannelli a quasi 3 kW con questa carport fotovoltaica. Anche qui le due uscite ad alto voltaggio andranno collegate ad un quadro di campo. Questa stringa verrà collegata in parallelo all'altra stringa che avete visto fino ad ora. Nel prossimo video, oltre al quadro di campo, vedremo come collegare tra loro queste due stringhe. Quindi non perdetevi i prossimi video. Bene amici, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo al prossimo video sul fotovoltaico.